Bentornati su Radio Italians e buona Domenica delle Palme. Una festa questa che mi ha sempre confuso un po' le idee, perché da un lato mi piace molto. Io avevo una nonna materna amatissima, si chiamava Palmira e oggi era il suo onomastico, quindi alla nonna Palmira, buon onomastico. Però pensate l'origine di questa festa, quindi sventolavano le palme per festeggiare, glorificare qualcuno che tempo una settimana avrebbero trattato in ben altro modo, una festa molto moderna in questo senso. Va bene, basta teologia, io non sono in grado, e andiamo agli argomenti di oggi. Allora il primo arriva da Trieste, il primo vocale, una mamma che si lamenta perché a sua figlia è stato rifiutato un bicchiere d'acqua, capirete. Poi parliamo di assicurazioni sanitarie e quindi sanità privata, sanità pubblico, protesta l'assicurato in questo caso. Poi parliamo delle lacrime di Achille, il commento omerico è di un bimbo di 11 anni, un ragazzino di 11 anni. Poi parliamo della farina di grillo, non Beppe, quello dei 5 Stelle che non produce farina, bensì gli altri grilli, li volete mangiare o no? Poi parliamo del congiuntivo, vengo bacchettato di nuovo e ha ragione. E con quello chiudiamo, pronti? Via! Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Caro Beppe, sono Martina da Trieste. Qualche giorno fa alla mia bambina di 5 anni è stato negato un bicchiere d'acqua da una mamma alla quale si era avvicinata perché non facente parte di quella festa di compleanno organizzata nella sala del centro commerciale dove eravamo andate per giocare. Io ero distratta con la sorellina più piccola e alla bambina è sembrato naturale avvicinarsi ad un'altra mamma per chiedere aiuto. La cosa più strana e triste sono stati i commenti delle mamme all'interno di un gruppo di Facebook nel quale avevo raccontato l'accaduto con un post laddove ne è uscita l'immagine di una bambina accattona perché aveva chiesto un bicchiere d'acqua ed una mamma degenere distratta perché aveva consentito che la propria figlia si avvicinasse ad una festa di compleanno dove non era stata invitata. Allora mi chiedo, come potremmo mai essere sensibili ad argomenti come quello dell'accoglienza dei migranti, della maternità surrogata, quando viviamo in maniera manifesta una sorta di declino del capitale umano che ci pone degli interrogativi su dove stiamo arrivando e su come possiamo recuperare i valori base che hanno sempre governato la nostra società. Ti ringrazio molto. Ciao. Provo a rispondere a Martina che appunto manda il vocale da Trieste, però l'episodio lo poi ha scritto anche, quindi ha spiegato qualcosa di più. È avvenuto a Muggia in un centro commerciale. C'era questa festina di compleanno, la figlia piccola, una bambina, si è rivolta, se ho capito, a un altro banchetto di un'altra festina per chiedere il bicchiere d'acqua e le è stato rifiutato. La mamma si è molto scocciata, si è lamentata e, come avete sentito, su Facebook le mamme se la sono presa con lei. Allora, Martina, con tutto l'affetto, non ti viene il sospetto che chi ha rifiutato il bicchiere d'acqua a tua figlia non sia molto intelligente, diciamo pure un po' stupido, e forse vada perdonato per questo? Idem le mamme che fanno certi commenti su Facebook. Secondo me qualche volta occorre una sorta di non è superiorità, chiamiamola misericordia. Là fuori ci sono tante persone che veramente pensano a giorni alterni. Ecco, quel giorno chi ha rifiutato un bicchiere d'acqua a una bambina evidentemente non pensava. Quindi rilassati, vai tranquilla, salutami tua figlia. Trieste è una città bellissima, poi in primavera figuriamoci. Fra poco andate a Barcola a stendervi al sole, questo è importante. Ciao Beppe, Marco da Milano. Mia moglie qualche anno fa si è ammalata di una patologia cronica e quindi ha iniziato a spendere in spese sanitarie. La sua assicurazione privata quindi ha pensato bene l'anno successivo di rinnovarle l'assicurazione a un più 30%, e così ha fatto ogni anno, sempre un altro 30%, al punto che ad oggi è diventato inutile pensare di fare l'assicurazione privata. E d'altronde non c'è manco libero mercato, perché tutte le altre assicurazioni dicono che la assicurano soltanto per patologie non preesistenti. Troppo facile fare business così, concorderai. Ma l'altra considerazione che faccio è che teniamoci stretti la sanità pubblica, investiamoci
e abbandoniamo l'idea della sanità privata, perché la logica del business non si applica alla salute. Allora, io capisco la frustrazione, perché effettivamente se ogni anno l'assicurazione privata aumenta del 30% diventa un problema, diventa insostenibile. Questa questione legata alla difficoltà di cambiare assicurazione, perché le famose condizioni preesistenti non vengono coperte, eccetera, eccetera, è un problema che in America conoscono perfettamente, perché là le assicurazioni sanitarie sono proprio al centro del sistema. Da noi sono importanti, ma non sono ancora al centro del sistema, dove sta il servizio sanitario nazionale, e noi, io dico, teniamocelo caro, molto caro. Però tu, secondo me, sei drastico. Tu dici la sanità privata no, perché il profitto non è conciliabile con la sanità. È difficilmente conciliabile, ma si può fare. Io credo che la sanità privata sia importante, sia complementare a quella pubblica, che però deve rispondere ai bisogni di chiunque voglia, con le sue tasse, essere curato e assistito. E oggi non sta accadendo, perché le liste d'attesa, io so, di mesi, 4, 5, 6 mesi per una colonscopia, ancora di più per una TAC, tutto questo è profondamente sbagliato. La difficoltà di trovare un medico di famiglia, proprio di farsi rispondere al telefono, le visite private, anche pediatriche, che non arrivano. Allora, questa roba va sistemata, perché noi abbiamo un servizio sanitario nazionale, non è retorica, è vero che insieme a quello francese è un po' l'invidia d'Europa, però lo stiamo smontando pezzo per pezzo, e non credo che siano i diabolic dentro la sanità privata, credo proprio che invece dobbiamo farci un esame di coscienza collettivo. Poi la sanità privata fa il suo con le regole che tutti insieme stabiliamo, giusto? No? Ciao Beppe, sono Nicola, ho 11 anni e vengo da Cagliari. Ho appena finito di ascoltare la puntata di Radio Italians di domenica 26 marzo. Contemporaneamente studiavo la trama dell'Iliade. Quando hai citato l'aggettivo lacrimoso e il sostantivo lacrime, è sorta in me una domanda. Achille, secondo Omero, piange numerose volte di sofferenza quando incontra Tete prima della guerra, di rabbia dopo il litigio con Agamennone, di tristezza quando muore Patroclo, di commozione quando Priamo gli chiede il corpo di Ettore. E se piange Achille, mi domando che ruolo svolgono nella vita di tutti i giorni le lacrime? Sono simboli di debolezza o di forza? Sono allarmismi o non avvisano di nulla? Grazie. Caro giovanissimo Nicola, la tua considerazione è più da 41enne o 61enne che da 11enne. Secondo me tu sei il più bravo della classe, non me lo dirai mai, ma è così. No, scherzi a parte, le considerazioni sono intelligenti, quindi complimenti, sono sicuro che te li avrà fatti anche il tuo professore, la tua professoressa. Nelle lacrime di Achille, nel comportamento di Achille, nel personaggio e in tutti quegli altri personaggi dell'Iliade, come anche nell'Odissea, ci sono davvero i prototipi, gli archetipi non soltanto della nostra cultura, ma anche delle nostre relazioni, delle convivenze, e anche i modelli poi letterari. Alcuni sono dichiarati, per esempio l'Ulisse di Joyce è dichiaratamente ispirato all'Odissea, fin dal titolo. Non dirmi che hai letto anche quello in inglese, perché non ci credo. Però, insomma, è veramente importante, mi sembra che tu stia affrontando questi testi nel modo giusto, prendendo anche la parte emozionante che c'è. È l'unico modo di studiarli alla tua età e non solo. Chiudo con un piccolo consiglio, Nicola. Allora, chiudi l'Iliade e vai al Poetto, che tu conosci bene, però lo diciamo agli altri che non sono di Cagliari e ci ascoltano. È una bellissima spiaggia a Cagliari, forse una delle più belle spiagge urbane d'Europa. Quindi tu vai al Poetto, guardi il mare, guardi il cielo, e poi se vuoi pensare a Ulisse o all'Iliade o a Achille, puoi farlo. Però puoi anche metterti lì a farti una nuotata, non è vietato. Buongiorno Beppe, chiedo la tua opinione sulla discussione di questi giorni in merito alle carni sintetiche, oppure a quella delle scorse settimane sulla farina di grillo, di insetti vari. Io credo che per tutelare la libertà di scelta dei consumatori la cosa importante sia che vi siano tutte le informazioni sulla composizione, la provenienza del cibo, in modo che il cittadino
contadino sappia esattamente che cosa sta acquistando e che cosa quindi va poi a mangiare e possa liberamente decidere se una cosa gli piace oppure no, se la vuole comprare oppure no. Non sono d'accordo invece sull'imporre dei divieti, perché nessuno ci obbliga a consumare carne di origine sintetica o farine di insetti, no? L'importante però è che sappiamo che cos'è il cibo che stiamo comprando. Grazie, ciao Stefania, provincia di Trento. Cara Stefania in provincia di Trento, il tema è interessante, quindi ho usato comunque il vocale, eravamo un po' al limite come comprensibilità, non so dove fossi, se su una montagna o in una grotta, perché non si sentiva proprio benissimo. Veniamo al punto, sono d'accordo con te, io penso che una volta stabilito che i cibi, quei cibi, quegli alimenti non fanno male, perché no? Tu dici la farina di grillo, ho sentito scandalo, ma chi lo farà mai? È una roba di sinistra, non è una roba... stupidaggini. La farina di grillo, perché no? Gli insetti in molte parti del mondo li mangiano, pare siano anche nutrienti. Noi in Lombardia mangiamo le rane. Oh, le rane, le ho mangiate anch'io, non sempre, ma qualche volta le ho mangiate anch'io. Le coscettine di rana, tra l'altro, sono tutt'altro che male. Oppure le lumache. Io ricordo le mie zie in campagna, dopo la pioggia andavano nell'orto, prendevano le lumache, le mettevano in una pentola con la farina gialla, mettevano sul coperchio, le facevano spurgare, dicevano, e poi si mangiava la polenta con le lumache. Insomma, parliamone, guarda la lumaca, di se ti viene in mente di mangiarla, ma anche un coniglio. Cioè, così carini, però ragazzi, il coniglio in salmì gode di una certa popolarità, quindi o uno è vegetariano o vegano, e allora è una scelta precisa, ma se è onnivoro, come sono io, come sei tu, se ho capito bene, e credo la maggioranza di noi, la verità è che noi mangiamo animali e perché no gli insetti. Io ho la sensazione che dietro ci siano non soltanto timori quasi inconfessati e inconfessabili di tutto quello che è nuovo. Noi siamo un po' tanto attaccati alle tradizioni perché abbiamo paura del futuro e gli alimenti nuovi sono una parte del futuro. Poi correre fuori a prendere la farina di grillo, anche no. Carni sintetiche, mi fermo altri qualche altro secondo per dire che è un po' la stessa questione. La carne sintetica dovrebbe ridurre gli allevamenti noi sappiamo sono responsabili per una parte non indifferente dell'effetto serra, inquinano molto, in pianura padana lo sappiamo bene, certo che è un grande cambiamento. Io ho tanti amici che allevano e molto bene allevano vacche, perché a Crema, Cremona è un'attività e so che se la carne sintetica prendesse piede e diventasse molto popolare sarebbe un cambiamento anche nelle nostre economie, dalle mie parti per esempio, il valore dei terreni per esempio, perché dipendono gli affitti anche dal fatto che gli allevatori li usano per i liquami che diventano concimi, eccetera eccetera. Però non si può ogni volta resistere al futuro dicendo no è vietato in nome di qualche strana tradizione, e il nostro governo un pochino questo difettuccio ce l'ha. Ciao Beppe, sono Federico da Verona e ho appena finito di ascoltare con la mia ragazza italo-americana la tua puntata dove hai parlato dei congiuntivi. Hai appena mandato in fumo i miei tentativi nell'ultimo anno di insegnarle a parlare correttamente in italiano, specialmente quando hai detto che usare congiuntivo significa avere un cervello con le marce. In America non sono macchine a cambio automatico e si lamenta continuamente di questo. Grazie, un abbraccio, Federico. Ciao Beppe, Laura da Genova. Eccomi con le argomentazioni. Nel vocale precedente facevo riferimento alla puntata del 19, nella parte dei sacerdoti. Io credo che la questione non può essere risolta, e nella parte della scuola io trovo che è abbastanza strano. Comunque con Dante mi hai convinto, e sempre citando il sommo poeta degli altri, mi taccio. Un caro saluto. Ho messo insieme i due messaggi vocali sul congiuntivo e mi avete steso, perché allora mi scuso innanzitutto per avere usato quella metafora del cervello con le marce, che giustamente a un'americana non è molto comprensibile. A me piaceva, però effettivamente c'è una questione di incomprensione culturale. E a Laura cosa devo dire? Mai beccato. È così.
hai ragione, ho sbagliato, avrei dovuto usare il congiuntivo, mea culpa, mea culpa. Guarda che un giornalista che dice mea culpa, segnatelo, segni domenica 2 aprile, un giornalista professionista da tanti anni ha detto ho sbagliato. Poi ti dirò, visto che poi noi giornalisti proprio modesti fino in fondo non riusciamo a essere, che ci sono casi in cui il congiuntivo non è proprio obbligatorio. Mi spiego. Io penso che Laura sia simpatica. Ok, c'è una possibilità che Laura non sia simpatica, ma se dico io penso che Laura è simpatica, quel penso cambia in qualche modo il significato, vuol dire sono arrivato alla conclusione che Laura è simpatica e questa è la mia conclusione. Tu sei simpatica, io penso che Laura è simpatica e penso che gli italiani sono interessanti e i Radio Italians molto, molto forti e io questa rubrica vi deve moltissimo. Adesso basta, dai, se non esageriamo, buona domenica, buon aprile, eccetera, eccetera. Ciao, ciao. Questo era Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un breve messaggio al 345-6125-226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Corriere Daily, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.